In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Il Vangelo dell'Annunciazione racconta una storia straordinaria che si intesse in una storia ordinaria, quella di Maria di Nazaret. Noi siamo così abituati a chiamarla Maria Santissima, Beata Vergine, che rischiamo di collocarla solo ed esclusivamente nel piano della straordinarietà. Proviamo a pensarla come Maria di Nazaret, una giovane ragazza di un piccolissimo paese della Galilea sconosciuto a tutti. Cosa avrà pensato quando l'angelo Gabriele le è apparso e le ha dato quell'annuncio? Un'obiezione l'ha fatta: come avverrà questo poiché non conosco uomo? E quando l'angelo le ha spiegato dicendo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra», cosa avrà capito? Non pensiamo che Maria abbia avuto tutto chiaro quando si è fidata e si è affidata dicendo: «Eccomi». Scriveva Fratel Carlo Carretto, in un suo bellissimo libro intitolato «Beata te che hai creduto», che per Maria l'aver generato Cristo nella carne era niente in confronto alla fatica di generarlo nella fede. Anche per lei è stato faticoso credere nel compimento di quanto era stato detto in quell'annuncio, e lo vediamo raccontato in tanti passi del Vangelo. Quando riceve la profezia di Simeone: «Anche a te una spada trafiggerà l'anima». Quando insieme a Giuseppe ritrova Gesù dodicenne nel Tempio e riceve da lui parole che sembrano dure: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Quando a Cana suo figlio le risponde quasi con tono di rimprovero: «Donna, che vuoi da me?» Quando dimostra incomprensione sulle modalità con cui Gesù porta avanti la sua missione, insieme ad altri familiari lo va a prendere perché pensa che sia fuori di sé. Infine, nell'assistere alla sua passione e crocifissione. La fede è stata certamente oscura e dolorosa anche per lei, e questo ce la fa sentire tanto vicina. Però è vero che Maria è straordinaria. L'angelo la chiama piena di grazia, Elisabetta benedetta fra le donne, poi la definisce beata. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Sì, Maria, beata te che hai creduto, beata te che ci aiuti a credere pur nella fatica, che non c'è piccolezza e fragilità che non possa accogliere l'infinito di Dio, che per amore nostro, da infinitamente potente, si è fatto infinitamente povero. Questo è il mistero che, grazie all'Eccomi di Maria, domani si rinnoverà.
Buon Natale.